Signori e signori, amici di YouTube, voi che guardate questo video, a parte gli scherzi, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, come state? Spero tutto bene. Siamo appunto con questo video che sarà sull'integrazione, questo perché su Instagram, su ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, ho lasciato un sondaggio chiedendo se il prossimo video su YouTube potrebbe essere stato interessante appunto riguardo a questo argomento. Siccome il riscontro è stato positivo, quindi sono contento di questa cosa, oggi appunto andiamo a ricoprire tutto quello che è questo discorso. Di là ho un bel pacco di Prozis arrivato per fare comunque un unboxing. La mia integrazione, diciamo, completa non ho ancora fatto rifornimento perché tra praticamente una settimana cambierò protocollo con Giuseppe, quindi voglio aspettare prima di appunto prendere una nuova fornitura, vedere cosa effettivamente mi servirà. Probabilmente vi faccio vedere qualcosa, vi dirò in cosa è consistita la mia integrazione in quest'ultimo protocollo. Quindi andremo nel dettaglio su questo. Adesso sono appena tornato dalla palestra con allenamento di gambe fatto e un PT. Quindi tempo di mangiare, fare una doccia e poi entriamo subito in quello che è l'argomento del video. Nel mentre, per curiosità, mi sono fatto arrivare da Prozis anche questo couscous. Quindi con dentro penso anche le verdure. Sono molto curioso di provarlo, quindi qua ci sono tutti i macros, i valori nutrizionali, c'è anche il consiglio su effettivamente come prepararlo, quindi qua c'è la pentola, sta già bollendo l'acqua e vediamo com'è, sono curioso. Mai preparato il couscous in vita mia, quindi vediamo come viene. 5 minuti dovrebbe essere pronto e poi facciamo a sto punto taste test in diretta. Approvatissimo, super super buono, neanche tempo fatto a filmarlo. Ragazzi, ci siamo, non guardate i miei capelli perché ho appena fatto una doccia, quindi saranno sicuramente sballatissimi, però qua abbiamo questo pacco di Prozis che è arrivato, che sfrutterò per fare un breve unboxing, poi andare a parlare di quello che è l'argomento del video, appunto dell'integrazione. Quindi andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Vado a prendere questi due snack, non so che cosa siano, se sono snack proteici o qualcosa del genere, però sono tipo patatine al formaggio, qualcosa del genere, non lo so. Mi avanzavano dei punti extra, quindi ho deciso di provarle, tanto sono nel periodo in cui posso farlo, vi darò un feedback. Poi ho preso un pacco da 3 di Diet Bar, queste le avevo già provate, sono veramente ottime, anche i valori nutrizionali sono paurosi. Poi ho fatto queste qua, sono curioso, 0 bar, sono molto molto piccole, devo dire, sono 40 grammi però, i valori nutrizionali non erano male, adesso non me li ricordo, in ogni caso li potete trovare sul sito. Ho provato gusto cookies and cream, che penso sia uno dei miei gusti preferiti tra barrette, biscotti, proteine, lo prendo sempre. E poi ho provato anche questo qua, il fudge brownie, quindi anche di questo vi darò un feedback. Abbiamo EA le pastiglie, abbiamo la creatina, altro snack proteico, la protein snack alla vaniglia, e questa mi sembrava buona con i valori nutrizionali. Sono sempre curioso di provare questi piccoli snack perché a me piacciono un sacco, quindi così capire sempre come sono. Poi abbiamo un botto di avena, quindi un gusto al mocaccino, un gusto mucciocco e un gusto vaniglia. Calcolando che parte di questa integrazione in realtà non è per me ma anche per un mio amico, andiamo a vedere un pochino quella che invece è la mia integrazione di questo protocollo che ho seguito ormai nelle ultime 6-7 settimane. Partiamo dalla colazione. Colazione, solitamente assumo una pastiglia di vitamina C, 2 compresse di vitaminico, una pillola di omega 3 e un'altra pillola di curcumina e vitamina D3. Quindi curcumina più per una questione di detox, vitamina D3, multivitaminico e vitamina C per il sistema immunitario, che soprattutto in questo periodo è molto molto importante. Quindi cercate di assumere sempre un buon quantitativo di vitamine al mattino durante la colazione. E poi l'omega 3 perché appunto ha un sacco di benefici, funzioni importanti per l'organismo, quindi è importante integrarlo. Lo prendo appunto colazione, pranzo e cena solitamente. Tanti gli spuntini non ho integrazione, anche se sono alla fine pasti completi, perché ormai la mia dieta consiste in livello di fonti di carboidrati, il riso, pasta integrale, sì magari le gallette, però tendenzialmente un range di carboidrati abbastanza ristretti. Couscous appunto prima l'ho provato, quello di Prozis buonissimo. Per riguardo invece le proteine, anche lì vario tra salmone, petto di pollo, tacchino, carne di manzo, pesce bianco, l'albume, proteine in polvere quando magari
non riesco a prepararmi un pasto in più e quindi ho bisogno di fare una cosa molto veloce e molto istantanea. Per quanto riguarda il pranzo, la mia integrazione invece è comunque molto semplice, quindi prendo acido alfa lipoico, sempre l'omega 3, silimarina, quindi il grano mariano, stessa cosa per cena. Mentre per quanto riguarda il pre e il post workout, a livello di integrazione attualmente come pre workout utilizzo l'NO Shox, che penso sia il mio pre workout preferito su Prozis, è quello con cui mi sono assolutamente trovato meglio sia a livello di gusto che a livello poi di funzionalità, arginina e glutammina come pre workout. Mentre come post workout abbiamo le ciclodestrine, proteine in polvere idrolizzate in caso non riesca a fare un pasto tra virgolette tempo ristretto rispetto a dopo l'allenamento, quindi per esempio è stato il caso di stamattina, glutammina e basta, è le ciclodestrine appunto. Quindi questo è un pochino il mio parco integrazione, poi la sera prima di andare a letto lo ZMA, la glutammina e ancora l'arginina. Quindi questo è per quanto riguarda quella che è la mia integrazione quotidiana, mettiamola così. Quanto riguarda invece dei principi di integrazione da seguire comunque che possono esservi utili e che vi possono aiutare a capire effettivamente quale integratore scegliere, o meglio quali tipologia di integratori implementare all'interno della vostra alimentazione per supportare ancora di più quello che è il vostro obiettivo, vi do giusto qualche dritta, appunto, che per me è sempre stato, non dico un tabù, però un argomento su cui avevano sempre fatto ricerca, perché non mi era mai stato super chiaro cosa fosse necessario, cosa non fosse necessario, cosa magari ti essero solo per scopo di marketing, cosa invece era veramente funzionale. Quindi proverò a fare, non dico un po' di chiarezza, però a dire quella che è la mia opinione e la mia esperienza. Quindi, prima di tutto c'è da distinguere in che tipo di fase siete del vostro percorso. Siete in una fase in cui volete impostare un percorso più di bulking, un percorso invece più di cut, se invece state facendo comunque una ricomposizione corporea perché partite da un livello molto base, quindi di conseguenza iniziando ad allenarsi, iniziando a fare una giusta alimentazione, i miglioramenti non dico che sono automatici perché ci vuole il lavoro, quello ci vuole sempre, però sicuramente i risultati saranno un pochettino più veloci. Quindi bisogna capire in quale fascia di queste siete. Per quanto riguarda un parco di integratori che comunque vi consiglio sempre a prescindere da tutto, sono quelli che riguardano la salute e il benessere generale dell'organismo, il sistema immunitario, quindi tutti quegli integratori di supporto che mettono ad avere quella spinta in più per appunto far sì che il nostro corpo sia al 100%. Quindi di questi vi consiglio sempre un buon multivitaminico la mattina, la vitamina C, magari anche un complesso di vitamine B, la vitamina D3, quindi un buon parco di vitamine a colazione, l'omega 3 colazione pranzo cena, perché comunque è molto importante per l'organismo, per il recupero comunque uno ZMA secondo me può essere molto molto utile. Zinco e il magnesio sono fondamentali appunto per far sì che il nostro corpo recuperi al meglio, soprattutto in una fase di stress in cui siamo un pochino più stanchi. Invece vi allenate, devono rientrare degli integratori che comunque aiutano con il recupero dall'allenamento, possono aiutare con la performance in allenamento, quindi possono aiutarci a dare magari quella spinta in più che può esserci necessaria. Quindi, quanto riguarda, a prescindere dalla fase di bulk o definizione, un integratore estremamente importante quando ci si allena è la glutammina, perché è uno dei pochi aminoacidi che il nostro corpo non riesce a sintetizzare autonomamente in quantità necessaria affinché si ripristini nel momento in cui andiamo a sottoporre il nostro organismo a uno sforzo, quindi all'allenamento, nel momento in cui inseriamo l'allenamento. Quindi per me è sempre molto importante reintegrarla nel pre e nel post workout solitamente. Quanto riguarda aminoacidi ramificati, aminoacidi essenziali, ovviamente gli aminoacidi ramificati sono molto più improntati al recupero prettamente muscolare, mentre gli essenziali sono un pool di aminoacidi molto più completo, quindi in realtà possono essere inseriti in un protocollo, diciamo, in cui la quota proteica deve essere un pochino più bassa, quindi per compensare aggiungono gli aminoacidi essenziali per coprire quello che è lo spettro aminoacidico. Possono essere in realtà utili per anche il recupero di altre funzioni del nostro corpo, come magari appunto ad esempio il sistema nervoso, quindi da fare un pochettino questa differenza. Se dovete assumere degli aminoacidi semplicemente per il recupero muscolare, perché dal punto di vista dell'alimentazione i vostri, diciamo,
la vostra quota proteica è già coperta al 100% dal cibo, sicuramente magari dei BCA attorno all'allenamento o pre o post, o sia pre che post, possono essere molto utili. Se invece magari negli spuntini, comunque in generale appunto nella vostra alimentazione, avete un pochino una carenza proteica per diversi motivi, degli essenziali possono compensare molto bene. Quindi questo in linea molto generale. Per quanto riguarda un integratore come ad esempio le ciclodestrine, che è un integratore che io ho usato veramente poco negli anni, ma che ho iniziato a usare nell'ultimo anno tantissimo, da quando sono con Peppe, me lo mette sempre e ho capito quanto sia effettivamente efficace, soprattutto con allenamenti intensi, ad alto volume. Recuperare il glicogeno muscolare il prima possibile è veramente veramente molto importante, quindi quelle le consiglio sicuramente in una fase di bulk, in una fase di definizione, dipende da come state con le calorie, dipende come state gestendo i carboidrati, però comunque possono essere utili anche in una fase di definizione, magari non sono così necessari, però da considerare. Vabbè, le proteine comunque lo sappiamo, possono essere un ottimo spuntino, piuttosto che nel post workout aiutano, diciamo, a massimizzare quella sintesi proteica che in quel periodo è molto enfatizzata dall'organismo. Per quanto riguarda ad esempio la creatina, anche lì fase magari di definizione può essere non ottimale, perché comunque richiama un pochino d'acqua, soprattutto per chi soffre di retenzione idrica. Per una fase di bulk assolutamente sì, può aiutare sia in una fase prettamente di forza, sia in una fase di ipertrofia per l'aumento o perlomeno la massimizzazione poi della volumizzazione cellulare all'interno del muscolo. Quindi un integratore che in realtà consiglio, soprattutto se una persona fatica a prendere peso e quindi ha bisogno di un supporto in più, può essere molto molto utile. L'arginina, un integratore che magari preso pre-workout può aiutare molto con il pump, quindi magari in un periodo, in questo caso, di ipocalorica in cui i carboidrati sono bassi, quindi siamo già leggermente più piatti e di conseguenza anche il nostro pump ne risentirà in palestra perché sarà molto minore. Un integratore come l'arginina può aiutare in questo senso a darci quel senso in più di sangue, diciamo, che buttiamo ai muscoli durante l'allenamento, e darci quella sensazione di pump in più. Bisogna sempre capire un pochino il periodo in cui siete, la fase in cui siete nel vostro percorso, e capire quali integratori e quali no possono essere veramente utili a voi e al vostro obiettivo. Quindi per questo vi consiglio comunque un percorso personalizzato. In caso se volete informarvi per il coaching, vi lascio tutti i link qua sotto, potete trovare tutte le informazioni, potete anche contattarmi. Niente, diciamo che questo è un pochino quello che penso io sull'integrazione, come la vedo io, come l'approccio anche che utilizzo con le persone comunque che seguo, con i miei clienti e tutto quanto. Cerco sempre di personalizzare il più possibile, vedere cosa può essere veramente necessario oppure no. Quindi per oggi direi che è tutto, io vi ringrazio per aver visto questo video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate qua sotto, avete domande sull'integrazione, vi risponderò il prima possibile, e che tipo magari di contenuti volete vedere, se volete vedere qualche video nello specifico cercherò assolutamente di organizzarlo. Noi ci vediamo alla prossima, buona giornata, statemi bene.